Allora, sono Giovanni Gassel, presidente APIP, benvenuti a questo, come dire, ricordo vivo di Gabriele. L'idea di questa serata è di non fare alcuna commemorazione, ma di ricordare uno spirito e una mente che è nei nostri cuori, che è dovunque col suo straordinario lavoro. E di fare questo attraverso la voce di una persona che benissimo l'ha conosciuto da sempre, che è Roberta Valtorta, che chiamerà quelli che sono stati, diciamo, i suoi allievi, le persone che sono state più a contatto con lui durante l'arco di tutta, vita, di tutta la vita. Gabriele, come dico, è una persona che non ci ha affatto lasciato. Il suo pensiero lucido e la sua opera sconvolgente sono nella mia anima e nell'anima di tutti coloro i quali amano la fotografia. Roberta Valtorta. Buonasera. Siamo qua. Questo incontro, mi sentite? Pronto? Sì. Allora, questo incontro che fa parte di questo ciclo di, no, che va avanti già da tempo, di lectiones magistrales tenute da grandi fotografi, in realtà non è sinceramente una lectio magistralis, è giusto precisarlo, è qualcosa di diverso, è un'idea, è un modo per riflettere su un tema che non è facile affrontare, cioè quale continuità l'opera di un grande artista possa creare nel tempo, quale eredità lasci e con quali conseguenze. È questo un tema naturalmente di dimensione storiografica che però questa sera potrà solo essere accennato, anzi direi sfiorato, nulla di più, aperto. L'idea nasce da Giovanna Callenzi ed è diventata questa serata, cioè una delle molte iniziative intorno a Gabriele Basilico che Giovanna porta avanti con costanza e con grande impegno per valorizzare l'opera di Gabriele, ma al tempo stesso mantenere vivo il ricordo della sua persona. Io ho accettato molto volentieri di coordinare questa serata, sia per ammirazione verso Gabriele Basilico, per affetto verso Giovanna, ma anche per simpatia e stima verso questi fotografi invitati che io conosco da tempo, e lo faccio volentieri pur sapendo che darò un contributo limitato, perché capite bene che indagare veramente in senso storico quali segni ha lasciato un maestro nello sviluppo di una disciplina è cosa ben più complessa, no? di quanto non possiamo fare questa serata. Però non è detto, no? che da un'idea non nasca poi un lavoro, un progetto, un'indagine più ampia. Spesso le cose nascono così. Tutto parte
da qualcosa di molto preciso. Nel 2007, come adesso vedete nelle immagini, Gabriele Basilico viene invitato da Vittorio Fagone a esporre il suo lavoro alla Fondazione Raghianti di Lucca. Gabriele decide di esporre le sue fotografie e la mostra si intitola Gabriele Basilico 1978-2006, oltre il paesaggio, ma anche di chiamare accanto a sé e di coinvolgere la mostra 8 giovani fotografi, tra i molti che segue, che gli sono assistenti, che fanno i loro stage da lui, che frequentano il suo studio, lo accompagnano nelle campagne fotografiche che man mano va facendo e imparano da lui. Sono questi 8, sono quelli qui presenti questa sera. Ho aggiunto a mano qualche cappello bianco in più e sono Maurizio Montagna, Luigi Gariglio, Claudio Gobbi non è presente perché è nel suo letto con la febbre a Berlino, Claudio Sabattino, Stefano Graziani, Riccardo Bucci, Marco Introini e qui vicino a me Luca Casonato. Invitarli a Lucca fu allora, 2007, sono 9 anni fa, un gesto di generosità tipico di Basilico, un gesto di vicinanza e dialogo e un modo che sempre lo ha accompagnato, come sappiamo un po' tutti, no? E penso sempre anch'io, con gratitudine, che anch'io, più piccola di lui, anche se di solo 8 anni, sono stata aiutata e incoraggiata da Gabriele, che mi ha dato occasione di lavoro e di riflessione, che spero di aver contraccambiato e di contraccambiare, avendolo seguito nel suo lavoro e ascoltato nei suoi pensieri. Ricordo che parecchi anni fa a Cesena, io ero ospite di Guido Guidi, mi trovai a partecipare a un incontro sul significato di una scuola di fotografia. In particolare si parlava delle scuole che nascono dietro ai vari fotografi. Anni 90 si ragionava sulla mancanza di scuole per la formazione del fotografo, anche se non va dimenticato che dagli anni 50 esiste il Centro Bauer, importante, ed esiste anche poi, nata dopo, la scuola a Firenze di Martino Marangoni, non vanno dimenticate queste cose. Però si ragionava un po' sulla carenza delle scuole, sui forti limiti all'interno delle accademie, sui problemi dell'università, che tardava ad accogliere la fotografia tra le discipline da studiare nel modo più completo e corretto. Si parlava di fiori selvatici e di fiori coltivati e anche delle scuole spontanee che nascono appunto intorno ai fotografi stessi. La situazione della formazione allora, verso la metà degli anni 90, era ancora carente. Oggi va un po' meglio, pur in una certa confusione italiana che permane, no? Nelle varie scuole e anche nelle università. In ogni caso noi possiamo dire che oggi i fiori sono meno selvatici e un po' più coltivati. Molti fotografi sono effettivamente nati da altri fotografi capaci di essere maestri spontanei. Penso a Paolo Monti, a Mario Giacomelli e poi naturalmente a Luigi Ghirri, a Guido Guidi, che però è stato anche, diciamo, dentro una struttura didattica alla Facoltà di Architettura di Venezia, ma anche all'Accademia di Ravenna, a Mimmo Iodice, che ha insegnato effettivamente all'Accademia di Napoli, a Roberto Salvitani, che intorno a sé ha riunito tante persone in una sua selvatica scuola di fotografia nella natura, a Francesco Radino, che è un altro maestro naturale, ad altri. E penso a Gabriele Basilico, il quale ha tenuto molti seminari, lezioni, incontri, workshop, conferenze, conversazioni in tante parti d'Italia e anche d'Europa, ma soprattutto ha accolto giovani nel suo studio. Non ha mai insegnato in modo continuativo in una scuola, in un'accademia, in un'università, ma ha, diciamo, distribuito il suo insegnamento a tante persone in modo naturale. E quindi la scuola è stata per molti proprio il suo studio, ma anche le strade delle città che percorreva accompagnato da loro. La scuola è stata il dialogo soprattutto che sapeva intrattenere con i giovani e il braccio che sapeva mettere sulla spalla di molti,
protettivo e sapiente. Ne sono certi, in molti casi Basilico ha insegnato soprattutto attraverso quel positivo braccio appoggiato sulla spalla di qualcuno. Sono stati molti dunque, non possiamo dimenticare autori anche divenuti importanti che non sono a questo tavolo stasera, come Luca Campigotto, Walter Niedermayer, Marina Ballo, Charmé, che ritengono di dovere molto al maestro, ma anche per esempio Paolo Riolzi, ne nomino qualcuno, non tutti, lo stesso Gianni Nigro, suo assistente storico, Maurizio Zanuso, ma anche Simona Pesarini, anche Isabella Balena, e poi Tony D'Ambrosio, che poi è divenuto grande stampatore, Alessandro Ferrario, e poi, per esempio, in tempi recenti, Giovanni Eminem e tanti altri che non nomino, ma certamente non per non considerarli. Quell'anno però furono questi gli 8 che Gabriele ritenne di riunire insieme e tenersi accanto. Quindi fissò una sorta di punto, perché poi storicamente si osservano delle cose accadute. Annotiamo un'altra circostanza accanto a questa. Un anno dopo, nel 2008, nella primavera, Giovanna Calvenzi, insieme a Maddalena D'Alfonso, avrebbe presentato al Museo del Territorio di Biella la mostra Ereditare il paesaggio. Il discorso a maestri e allievi circolava dunque in casa Basilico Calvenzi. La mostra era strutturata sul meccanismo del passaggio di testimone. Alcuni importanti fotografi di paesaggio italiani erano richiesti di indicare ciascuno due giovani ai quali sentivano di lasciare il grande tema in eredità. Un tema in cambiamento mentre cambiava anche la fotografia. In quell'occasione Basilico scelse Gobbi e Sabatino, mentre Maurizio Montagna venne scelto da Olivo Barbieri. Si trattava anche in questo caso del desiderio di ritrovare una continuità che si era perduta, di ritrovare in qualche modo un gruppo tra vecchi e giovani, come scrive Pirandello, che potenzialmente potesse affrontare di generazione in generazione un tema molto complesso e difficile da capire, da interpretare. Un gruppo che si era perso, e quando diciamo gruppo non possiamo non pensare a Viaggio in Italia, il grande progetto attraverso il quale Luigi Ghia ricostruì a cavallo tra anni 70 e 80. Un progetto, appunto, sfociato poi nella mostra nel famoso libro nell'84, un vero e proprio fronte culturale composto di un buon numero di fotografi, 20. Ghirri stesso, Guidi, Basilico, Cresci, Iodice, Chiaramonte, Castella, Barbieri, Fossati, Ventura, Leone, Garzia e altri, che divenuti ormai, oppure pronti a divenire, non solo fotografi consapevoli, ma anche intellettuali, artisti e anche operatori culturali, sapessero affrontare questo tema nuovo e non facile, il paesaggio contemporaneo appunto, e nel contempo rinnovare la fotografia italiana nei contenuti, nei metodi, ma soprattutto nell'atteggiamento culturale e nelle intenzioni. Dopo quell'esperienza il grande gruppo rimase elasticamente unito, circolava molta amicizia e comunione di intenti, al suo interno si formarono delle cerchie intorno ai fotografi più autorevoli. E la storia continuò per parecchi anni, quasi 20 anni. Ultimo grande contenitore di fotografi in dialogo e confronto tra loro fu storicamente Archivio dello Spazio, durato dall'87 al 97, ma anche Linea di Confine fu un'esperienza che saldò molti rapporti. Tutte e due queste esperienze, molto inclusive, puntavano a diffondere cultura e a coinvolgere generazioni diverse. Poi con gli anni 2000, una perdita di continuità e di confronto, una dispersione, una diversa frammentazione e forse una maggiore solitudine per tutti. Basilico ha sempre cercato di far fronte a questa dispersione e a questa solitudine. Questo è fare scuola. Lo dico perché insegno da molti anni, da più di 30 anni, in una scuola, il Centro Bauer, e so che non si rintraccia una scuola in una continuità di stile, parola giustamente desueta, e non è questo il punto, né tantomeno si rintraccia una scuola in una somiglianza o discendenza nelle scelte tecniche. A loro ho voluto, come faccio sempre spesso quando scrivo, cercare l'etimologia della parola scuola. Viene dal latino scola e dal greco scolè, che in origine significava libero e
piacevole uso delle proprie forze, soprattutto spirituali, indipendentemente da ogni bisogno o scopo pratico. Solo successivamente prese il significato che sappiamo, luogo dove si educa, si istruisce, eccetera. Non ho paura di pensare a una scuola in senso anche ideale e non solo pragmatico e funzionale. Scuola non è lo stile, non è la tecnica, ma è un modo di vedere e di prendere decisioni condivise. E non è maestro chi trasmette o suggerendo impone dei codici univoci con i quali sottoporre un uguale trattamento linguistico l'immagine, ma chi piuttosto indica insieme a un modo di stare insieme, e questo non va sottovalutato, un metodo e un comportamento. Il metodo, nel caso di Basilico, è partire da un luogo, cercare di capirlo, volerlo capire per costruire un progetto. È anche proseguire e insistere nell'indagine senza paura della ripetizione e della noia, anzi facendo del sistema della catalogazione e della serialità il perno prezioso del lavoro. Senza cercare la novità e l'eccezionalità, anzi valorizzando la quotidianità. È il metodo della grande fotografia documentaria che Gabriele impara a distanza da Walker Evans, dal coniuge Bescher, da Louis Bolt, poiché è da loro che nasce il vero e duraturo Basilico e non dai primi incontri giovanili con i reporter. È il rifiuto di una fotografia che nasce lì per lì, come appunto o come sensazione, come reazione soltanto emotiva alla realtà, ed è la scelta al contrario di una fotografia più meditativa che dà tempo al fotografo nel suo svolgersi anche di capire se stesso o di cercare di farlo. Questi autori della mostra di Lucca, chiameremo gli autori della mostra di Lucca del 2007, sono diversi tra loro. Lo erano allora e lo sono adesso. Appare anche evidente che in questa nostra contemporaneità veloce e complessa non si può essere allievi di un solo maestro. Tutti loro infatti fanno parte, in misura maggiore o minore, di quel grande contenitore che è stato chiamato ed è stato ormai storicizzato come scuola italiana di paesaggio, paesaggio come mondo esterno, si intende, non certo come descrizione dei luoghi soltanto, ma come mondo esterno con cui rapportarsi, una scuola che comprende molti maestri, molte direzioni di lavoro e molte sensibilità. Però con Gabriele Basilico hanno in comune la buona disposizione e la fedeltà verso un tema, sia esso il paesaggio urbano oppure lo studio di precise tipologie architettoniche o il ritratto, un tema che una volta scelto viene scandagliato e svolto con cura, spesso, anche se non necessariamente, con il sistema della catalogazione, come vedremo anche questa sera, sempre invece con il sistema dell'insistenza sul tema. Tutti e otto gli autori che questa sera ci parleranno, ci mostreranno ciascuno un loro lavoro, fanno questo, e forse questo hanno tratto dal maestro. Allora noi a questo punto possiamo procedere con la nostra serata e ascoltare ad uno questi sette fotografi, vedendo nel contempo i loro lavori. Se arriva il nostro, ci sei? Credo fossi sparito. E così per gioco chiamo in ordine alfabetico come a scuola. Quindi Riccardo Bucci, tocca a te per primo. Riccardo è nato nel 67, vedrete che sono tutti nati in anni vicini, qualcuno più piccoletto. Riccardo Bucci è nato nel 67, è laureato in architettura, addirittura con una tesi sulla fotografia di Guido Guidi e Gabriele Basilico, e poi si è avviato verso le sue ricerche, la sua professione, collaborando con riviste, esponendo, eccetera. E il lavoro che questa sera ci mostra si intitola Equilibrio, ci spiegherà perché. Prego. Allora,
non essendo abituato a parlare in pubblico, preferirò leggere quello che ho scritto. Allora, Gabriele Basilico è stato sicuramente la persona che mi ha dato il coraggio e gli strumenti per intraprendere il mestiere di fotografo. Scherzando gli dicevo di dovergli molto e lui altrettanto scherzando, ma dicendo la verità, rispondeva che gli dovevo tutto. È vero, come fotografo devo tutto a Gabriele. L'ho conosciuto nel 1996 partecipando a un suo workshop alla Fondazione Marangoni di Firenze. Prima di allora avevo studiato il suo lavoro alla Facoltà di Architettura, frequentando il corso del professor Piero Pozzi di Storia della Fotografia. Durante il workshop facevo una ricognizione sulla chiesa dell'architetto Michelucci, che si trova accanto all'autostrada appena fuori Firenze. Avevo con me una rolle di ottica e un cavalletto, un'attrezzatura assolutamente rudimentale. Gabriele passava tra uno studente e l'altro dando consigli in maniera molto scherzosa. Era il tramonto, il sole era sceso dietro la chiesa e a me disse che i controluci erano molto difficili da realizzare. Aveva in testa un buffo cappello con una lunga visiera e si muoveva agile e leggero come un gatto. Questa era veramente una delle caratteristiche. Gabriele a distanza era molto grande, grosso, però leggerissimo quando si muoveva. Finite le riprese, proviamo i negativi, che conservo ancora, e nel guardare lui con un atteggiamento quasi paterno ci spiegò gli errori tecnici e compositivi. Dopo questa esperienza bellissima ed entusiasmante, nel 98 lo intervistai per la mia tesi di laurea. Fu un'intervista piena di risposte significative e ricca della sua grande esperienza. E in quell'occasione gli chiesi, lo pregai in ginocchio, se potevo seguirlo come assistente, e lui mi disse subito che stava per iniziare un lungo lavoro sul porto di Genova e che avrei potuto seguirlo appunto come assistente. Così partimmo una solata domenica di tarda primavera. Ero molto emozionato e cercai di rompere il ghiaccio chiedendogli quali fossero i fotografi che amava di più. Nella mia ingenuità era un modo per non sembrare ignorante. E ne nacque una conversazione molto divertente nella quale scoprì che questo grande maestro era anche un uomo di grande leggerezza e umiltà. La campagna fotografica sul porto di Genova è stata un'esperienza straordinaria tra container, gru, ciminiere, porto, più ciminiere del porto petroli. Gabriele mi coinvolse in numerosi lavori fotografici sia di ricerca che professionali. L'ho seguito come allievo per circa 4 anni fino al 2002 e successivamente ho continuato a lavorare con lui come assistente in modo più intermittente. Contemporaneamente ho iniziato un mestiere di fotografo libero professionista, cosa che adesso sta diventando molto più difficile un po' per tutti. La cosa forse più importante che ho imparato da lui è stata la sua capacità di interpretare lo spazio con le sue leggi prospettiche e anche il tentativo, ripreso da tanti altri maestri prima di lui, di sospendere il giudizio nell'approccio a qualsiasi tipo di soggetto si ritragga. Tutto il mio lavoro è stato fortemente influenzato dallo sguardo di Gabriele. Come dicono gli orientali, il maestro te lo porti dentro. E Gabriele era un maestro tutto tondo, ma anche un amico giocoso e spiritoso, dotato di tanta autoironia. La sua grande passione, vissuta come missione, si traduceva nel lavoro in un approccio sempre scherzoso, grazie al quale sembrava non prendersi mai sul serio. Cioè quando chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui, durante le riprese lui era, diceva una battuta dietro l'altra, continuava a giocare, a scherzare, eppure manteneva una concentrazione incredibile. Era un uomo di una generosità esagerata e questo era paradossalmente il suo punto debole. Era troppo generoso con tutti. Era un omone che si muoveva fluido e delicato come un felino pacifico, denotando anzi un grandissimo equilibrio interiore. Adesso passo a parlarvi brevemente del mio lavoro, il lavoro che presento stasera. Il lavoro che presento l'ho intitolato Equilibrio perché sono fortemente alla ricerca
di un equilibrio interiore e di una maggiore stabilità emotiva. È una ricerca che dura tutta la vita e in questa fase bisogna di cercare una corrispondenza tra uno stato interiore di quiete e meditativo e un'inquadratura che evochi sospensione di giudizio, silenzio, sospensione temporale e armonia compositiva. L'immagine che mi viene in mente è quella di una persona che cammina su un'asse sempre più stretta, che diventa una fune tesa tra due edifici molto alti. Volendo estremizzare, basta perdere l'equilibrio per perdere la vita. Naturalmente questa è una metafora, dal momento che queste foto sono state scattate in situazioni diurne assolutamente tranquille e non rischiose. E concludo dicendo una frase che ha a che fare con le filosofie orientali, che dice: domare la mente è come domare un cavallo ed è una cosa che ci rende più lucidi e obiettivi. Grazie. Casonato, prima scherzavamo, è il più piccolo di tutti, è nato nel 77, è un ingegnere di formazione, poi studia al centro Riccardo Bauer, conosce Gabriele Basilico, fa la sua esperienza, lavora molto proprio sul tema del paesaggio, in tanti luoghi, anche in Cina a un certo punto. Ma il lavoro che presenta questa sera, molto bello, molto solido, si chiama Co-Leaders, e adesso lui ce ne parlerà. Buonasera, dirò due parole sul mio progetto e poi volevo dire alcune cose su Gabriele Basilico, su dei punti di contatto interiori e anche visivi delle immagini. Parte fra il mio lavoro e il suo e fra noi due. È un progetto che ho svolto fra il 2008 e il 2010, è un progetto abbastanza, con delle immagini abbastanza ossessive, ripetitive. Tratta dei centri dove avviene la ricerca in fisica delle alte energie, quindi di fondo, volendo fare un riassunto stringente, sono delle foto, dei ritratti di pezzi di acceleratori più o meno grandi, e in questo lavoro ho cercato di trattare questi macchinari un po' come se dovessi fare un ritratto, come se fossero dei volti che vengono ritratti. Ho visitato 11 centri italiani e 7 europei e volevo un po' essere questo lavoro un lavoro documentario su questi luoghi, in cui i luoghi stessi, i macchinari che ne fanno parte, venivano trattati un po' come se fossero delle opere d'arte, quindi degli oggetti che non potrebbero entrare in una mostra, in un museo, ma che attraverso la fotografia idealmente possano essere trattati come delle sculture, come delle opere d'arte. Credo che la serata, o almeno io l'ho intesa così, abbia come tema forte in qualche modo il legame che ci ha unito, che mi ha unito e che mi unisce a Gabriele. Il luogo, la serata, soprattutto l'importanza della persona che ricordiamo, di Gabriele Basilico, imporrebbe che io lo chiamassi per nome e cognome, Gabriele Basilico. Eppure io noto che non ci riesco. Non ci riesco perché la persona fisica che ho conosciuto è assolutamente preponderante rispetto a quello che mi porto appresso come bagaglio legato invece alla fotografia. Io credo, e non penso di essere l'unico, che la sua estrema umanità ed empatia forse sia, anzi sicuramente per me lo è, il mio bagaglio. Il bagaglio che mi porto appresso, il conoscere Gabriele è stato conoscere una persona di un'umanità incredibile e anche di un'empatia molto particolare che poi si riverbera in tutte le sue immagini. Quindi, così che quando ci parlavo assieme, poi questa empatia la descrivevo come
come se le sue immagini fossero delle immagini fatte con la pancia in qualche modo, cioè per quanto l'oggetto visto potesse sembrare un edificio spoglio, vuoto, però c'era questo sentire di pancia che secondo me si notava molto, si nota molto nelle sue foto, che io in qualche modo poi ho cercato di fare mio. E sicuramente delle cose che nel tempo ho in qualche modo cercato di assimilare o nel conoscere, nel lavorare assieme, mi sono portato appresso, sono sicuramente l'impegnarsi per lavorare dei tempi lunghi a dei progetti, quindi non avere fretta di finirli subito, una certa pulizia visiva, l'avere delle regole e saper fare anche degli sgambetti alle regole. Quindi nel mio caso, poi io questo lo vedo nel fare delle immagini che sembrano perfette apparentemente, ma poi sono piene di piccoli errori, non sono così simmetriche come sembra. E un altro poi punto forte che mi sembra ci sia nel lavoro di Gabriele che ho cercato di fare mio, è anche in qualche modo un forte rapporto con la prospettiva, che è sempre molto presente ma è negata, e anche un certo amore per le viste centrali in molti casi. Grazie. Grazie Luca. Luigi Gariglio è nato nel 68, è un etnografo, oltre che fotografo, e oggi è un docente all'Università di Torino. Luigi è partito lavorando sul paesaggio e poi è passato a occuparsi del volto umano, della figura umana, mantenendo comunque un rigoroso metodo documentario, e questa sera presenta un lavoro che si intitola Dammi tre parole, riguarda delle persone in carcere, un tema che lo accompagna da tanti anni, perché sicuramente da primi anni 2000, prima ancora, fine degli anni 90. Ecco, prego Luigi. Allora, innanzitutto grazie dell'invito, è molto emozionante come per tutti penso essere qui, grazie Giovanna, grazie per l'occasione che ci date di parlare di Gabriele. Sì, io volevo dire solo due cose. La prima cosa è il legame così, proprio di peli, di pancia. Io mi ricordo il primo viaggio che ho fatto, non c'era ancora il reato, ma avevo fatto molto stalking a Gabriele alla fine degli anni Ottanta per essere accettato, capendo poco, sia di fotografia che anche del resto. A me piaceva solo molto la moda, infatti sono molto emozionato di vedere Gaster, è andato via purtroppo, perché ero molto, come dire, era il mio idolo assoluto allora, insieme a Ferri ed altri. Gabriele, mi ricordo questo viaggio nel 88-89 a New York, che poi mi ha permesso di conoscere Mengoldi e una serie di altre cose che erano molto più grandi di me e mi emozionavano molto. Mi ricordo anche, mi ha fatto piacere sentirlo prima, abbiamo parlato di una persona forse più cara, tra quelle più care sicuramente, che era Luca Campigotto. Nel 95 abbiamo fatto, c'era stata una mostra importante, insomma Carpi, in cui 10 fotografi italiani molto importanti, abbiamo presentato ciascuno due autori, e lui aveva presentato appunto me e Campigotto in quell'occasione, avrebbe potuto presentarne altri ovviamente, ma aveva fatto quella scelta lì. Due cose solo su di lui, perché siamo in tanti, insomma, che devo dire sono già state dette, quindi probabilmente è proprio un po' così. Sono un po' due dicotomie. Da un lato, sia umanamente che anche nel suo lavoro, mi pare si veda molto il grandissimo rigore, ma altrettanta, forse di più, leggerezza, cioè proprio una semplicità di sguardo, una semplicità di parola. Mi riconosco benissimo in quello che diceva prima Luca rispetto al lavoro, all'essere con lui, a sentire queste risate, per tutti questi giochini che ci si faceva mentre scattava, che già mi immagino, ricordo bene tutti questi suoi versi eccezionali che faceva, e quindi questo, come dire, sia umanamente che dal punto di vista del lavoro, è un qualcosa che ho sempre cercato di portare con me, riuscendoci poco, ma insomma ci ho provato.
E l'altra cosa effettivamente, questo aspetto che è evidente, insomma, è noto a tutti, che questa grande generosità e allo stesso tempo anche una grandissima però consapevolezza di sé, capacità di condivisione e anche di essere auto, come dire, in qualche modo anche autocentrato nei discorsi a tavola, anche nei viaggi, no? una grande ossessione anche per il proprio lavoro, per la propria vita, questa commistione anche, no? Vita-lavoro che mi pare stia molto forte, come anche la relazione familiare che è molto forte che ha avuto, con Giovanna, che è stato sempre un qualcosa che era difficile unire. Tutte le volte che lo chiamavo per dirgli qualcosa mi diceva maledetta Giovanna, faccio, ma magari non le interessa, però mi ricordo quando mi sono laureato l'ho chiamato per dirglielo e mi ha detto maledetta Giovanna, faccio, ma no, l'ho detto a te. C'era questo legame molto molto bello. Per quanto riguarda invece il lavoretto che presento, questo è un è interessante il legame con i luoghi, voi direte dov'è, i luoghi non ci sono. In realtà i luoghi ci sono, perché questo è un lavoro che ho iniziato a dirla un po' tutta nel 91-92, dopo aver fatto alcune cose così con Gabriele come portaborsa fondamentalmente, e aver capito che a me in realtà di luogo mi interessavano i luoghi non raggiungibili. Era forse un po' anche uno sguardo esotico che mi ha portato in carcere per fare fotografie in bianco e nero di architettura. Io quello che volevo fare. Entrato dentro mi sono accorto che non riuscivo a dire niente, che non c'era niente da raccontare, che tutto quello che vedevo era già visto e che quello che avevo bisogno di raccontare non lo capivo. E quindi mi sono iscritto a sociologia, ho studiato 5 anni, ho lavorato, ho studiato molto cose legate al carcere, ancora adesso lavoro, sto facendo un progetto da 3 anni nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia sul tema della violenza, della polizia penitenziaria, dell'uso della forza, come ricercatore, usando anche le immagini. E questo lavoro in qualche modo è un lavoro in cui ho cercato semplicemente di dare la possibilità a delle persone che sono in questo momento, alcune di loro sono chiuse, altre sono di nuovo libere, erano arrestate, erano in stato di fermo, di arresto in carcere, e dare loro la possibilità, come dire, di costruire insieme una narrazione in qualche modo libera, no? E quindi erano loro che potevano censurare le mie immagini. Io ho fatto una specie di set, sceglievo le persone tra quelle che volevano partecipare, ho chiesto loro di farsi fotografare, di mettere in scena ciò che volevano e di dirmi 3 parole, un po' riprendendo una canzoncina stupida, no? Che c'è stata qualche estate fa, e questo semplicemente per cercare di, come dire, rompere anche un po' gli schemi, le retoriche sulla rappresentazione del carcere e sui carcerati come vittime oppure come carnefici, no? Che è un po' un insegnamento della sospensione del giudizio che a me è sempre parso essere il tema centrale, anche tantissimi discorsi che ho sentito fare Gabriele anche pubblicamente rispetto a questa sospensione del giudizio rispetto all'altro, rispetto agli spazi, alla bellezza, alla bruttezza, no? Qui un po' il tentativo era quello, il tentativo di raccontare semplicemente alle persone di se stesse, dicendo qualcosa, presentandosi e anche presentandosi mascherandosi, non so, penso alla persona che faceva rapine che ha deciso di farsi fotografare con un passamontagna, ma non solo perché non voleva farsi riconoscere, ma anche perché voleva in qualche modo rivendicare il suo personaggio, quindi cercare anche di capire cose che poi in fondo anch'io non è che capisco, alcune foto mi disturbano, però io credo che la fotografia in questo ci dica molto, anche molte foto di Basilico ogni tanto mi disturbano perché dico ma com'è possibile che siano così belli, io ritorno, vedo quei luoghi e dico ma no, non sono poi forse così belle, quindi questo sguardo anche autoriale che probabilmente molto molto forte. Un ultimo aneddoto solamente per chiudere, che mi ha sempre toccato molto e che grazie al Museo di Fotografia Contemporanea, un premio eccetera, qualche anno fa ho avuto occasione di fare un lavoro in Finlandia che ha finito la pubblicazione del libro anche del Museo di Cinisello Balsamo, che è del 2008, che io ho voluto dedicare a Gabriele, e però l'ho voluto dedicare, volevo ottenere che fosse una cosa un po' intima, per cui ho scritto solo dedicato a Gabriele, il mio maestro, ma senza mettere il cognome, perché era un personaggio un po' troppo importante, mi dispiaceva. E mi ricordo che vado a Milano apposta a portare il libro, faccio in modo che ci sia un segnalibro proprio sulla pagina dove ce la dedica al mio maestro, mi sfoglia, lo guarda e non mi dice niente. Penso, che stronzo, incredibile. E invece no, cioè non, probabilmente non... Cioè,
sicuramente non si era neanche, cioè non poteva neanche immaginare che qualcuno dedicasse a lui un libro. E mi ricordo perfettamente che molti mesi dopo mi chiama quasi commosso, ma Gabriele ero io. Ma Gabriele, sì, ma Gabriele chi? Cioè lui stava parlando del libro, ma per me era una cosa ormai morta, finita, a cui non pensavo più. E avevo detto, pensa a te com'è possibile che una persona che ha lasciato un segno del genere in me, ma in tantissimi altri, abbia questa poi, come dire, davvero modestia, no? Rispetto all'apparenza, che magari non lasciava pensare a quello, questa modestia di non riconoscere se stessa come un maestro, no? E quindi questa cosa così mi piace chiudere così e ringraziarlo e basta. Grazie. Grazie Luigi. E veniamo a Claudio Gobbi, che appunto dicevo è ammalato, si trova a Berlino, si è parlato di fare un collegamento via Skype, ma lui non vuole mostrarsi malato, e quindi dirò qualche parola di lui mentre vediamo questo lavoro. Claudio Gobbi è nato nel 71, ha studiato al Centro Bauer, poi ha iniziato, Gabriele Basilico, facendo uno start a lui, poi l'ha frequentato molto a lungo e costantemente. Da parecchi anni vive a Berlino ed è impegnato in un lavoro piuttosto complesso che è incentrato sulla storia di luoghi europei, sulla memoria che si concentra in alcuni luoghi e nelle immagini, in come le immagini vengono realizzate. C'è un contenuto anche di tipo politico e culturale che ricade sulle architetture che sceglie, no? Questo lavoro, Armenia Ville, che è in corso da molti anni e che qui vedete impaginato, come sarà in un libro che Claudio va a realizzare, riguarda le chiese armene che straordinariamente mantengono la stessa forma architettonica nel tempo, quindi le più antiche, le meno antiche e quelle contemporanee. Il lavoro mescola fotografie realizzate da Claudio e invece fotografie storiche. Questa è anche una modalità abbastanza diffusa in questo momento nella ricerca fotografica contemporanea, la coscienza di ciò che è stato fatto, il ripescare, il pescaggio iconografico, un confronto e un allineamento visivo storico su un tema, no? Ecco. Questo metodo è stato adottato da Claudio anche in altri casi, per esempio quando ha studiato architettura di Mollino a Torino e anche in un suo progetto che adesso è nuovo, che sta preparando. Ha fotografato sempre architetture sia esterne sia spazi interni, per esempio ricordo un lavoro sui giardini interni. C'è una stratificazione, lavoro sulla stratificazione, non tanto su ciò che l'immagine rappresenta, ma sulle possibili stratificazioni che presenta. Non posso certamente io parlare del rapporto fra Claudio Gobbi e Gabriele Basilico, so per certo che facevano delle grandi risate, cioè che c'era un rapporto anche buffo, assiduo, insomma, affettuoso, ma non mi posso certo io sostituire. Né Claudio ha mandato magari un pensiero essendo malato eccetera, quindi direi che io mi fermo qui per quanto riguarda Claudio Gobbi e possiamo chiamare Stefano Graziani. È nato nel 71. Ha una formazione di architetto e attualmente, oltre che fotografo impegnato nelle sue ricerche, è anche docente allo UAV di Venezia e alla NABA di Milano. Ricordo molto bene tutta una sua ricerca che poi ha preso il titolo Tassonomie,
che riguardava, diciamo, oggetti vegetali a cui poi a un certo punto si sono mescolati gli animali, diciamo un lavoro critico, di riflessione critica sulla possibilità di classificare le cose, il mondo. Questa sera presenta un lavoro che si intitola Davis Tower. Sono fotografie, poi forse anche qualcos'altro, però mi hai detto, ma ce lo dirà lui stesso. Comunque, questo lavoro che io ho visto prima di questa sera è una serie di fotografie fatte a Davis Tower, dove Spielberg ha girato Incontri ravvicinati del terzo tipo, e vuole essere una sorta di esercizi, di ricerca, insomma, sul paesaggio, in cui lui ci dice ci sono tracce di tanti fotografi, da Eggleston a Stephen Shore, a Basilico stesso, all'antico Timothy O'Sullivan, Ansel Adams, no? Questo è quello che tu vuoi scrivere, cioè, una riflessione andando magari a ripescare delle tipologie di modelli visivi. Ma prego, parlaci tu meglio di me di tutto questo. Grazie, buonasera. Intanto volevo ringraziare di essere stato invitato a partecipare a questa serata. Io mi ricordo che ho conosciuto Gabriele ed è stato in qualche modo Claudio Gobbi a presentarci a Trieste, che è la città dove vivo, perché Gabriele stava facendo un lavoro sull'Ina Casa. E devo dire che ho immediatamente visto la sua velocità, cioè quello che mi è rimasto estremamente impresso era stata la sua velocità di movimento all'interno della città. Questa era una cosa alla quale io non ero in qualche modo abituato e non avevo mai visto fare, quindi è stato un incontro che ricordo in maniera molto, molto chiara. Devo dire che c'è un'altra cosa che mi ha impressionato e che mi ha aiutato molto, in qualche modo aiutarlo e lavorare con lui nella città che io conosco, direi, meglio. È stata un'esperienza che mi ha insegnato a viaggiare in qualsiasi momento, cioè da quella volta sono riuscito, anzi quella volta sono riuscito a vedere la città che mi, diciamo, mi appartiene con occhi diversi. Era come poter fare un viaggio come essere in viaggio nella città che conosci meglio. Questo è stata una cosa che poi ho cercato di mettere in atto sempre. E quindi, sì, è il piacere di viaggiare sempre e in ogni momento. E credo sia la stessa cosa con quello che dicevi prima, cioè questa sovrapposizione, questa aderenza tra lavorare e vivere, che in qualche modo corrispondono, collimano, coincidono. E anche questo mi è sempre pensato che in qualche modo il lavoro di Gabriele sia la sua vita, più che le sue fotografie, ma la sua vita e le sue fotografie. Quindi questo mi è sempre sembrato un aspetto fortissimo e estremamente potente. Quello che citavi era il lavoro che avevo portato a Lucca, e poi sono riuscito a pubblicare diversi libri, diversi lavori. Oggi ho portato questi due piccoli progetti che ho fatto in maniera, sono stati veloci, nel senso il primo che hai citato è stato fatto in 2 giorni, il secondo è un lavoro che ho fatto a Carnac nella Bretagna. Li ho scelti perché hanno un forte coefficiente geografico, sono specifici di alcuni luoghi, e questo voleva essere il cercare di aderire alla condizione topografica, geografica e di indagine sul territorio. E diciamo, questo è quello che volevo dire. Credo. Sì, scusate, allora mi dilungo. La seconda è Carnac, che sono questi allineamenti, sono monumenti, ecco, forse una cosa che potrebbe avere un ulteriore punto di coincidenza, sono monumenti, nel senso uno è un monumento per vari aspetti, il Davis Tower è un monumento dei nativi americani, è un monumento perché in qualche modo Spielberg ci ha ambientato l'incontro tra umani e alieni, questi sono monumenti
paleolitici, che sono molto probabilmente luoghi di mira, ovvero sono allineamenti dove il saggio riusciva a trovare la posizione, la nostra posizione in un tempo lungo, un tempo non di stagioni, non di mesi, non di anni, ma un tempo estremamente lungo. Il monumento forse è quello che la città, come ci è stata mostrata, come ci è stata tramandata dalle fotografie del lavoro di Gabriele, in molti casi è stata trasformata in monumento, e penso che sia una visione molto difficile da approcciare, e in qualche modo fa parte della visione, che è una visione che fa parte della nostra visione delle città. Ecco. Adesso credo che sia finito. Grazie. Marco Introini nasce nel 68, è laureato in architettura. Molti dei presenti hanno una formazione di questa natura, ed è docente al Politecnico. Il lavoro che presenta è un lavoro in bianco e nero dal titolo Milano Illuminista, quindi Luce ne parlerà, ma insomma si tratta di alcune, no, architetture, cioè una Milano magari meno osservata, anche se appare dal tessuto urbano, però magari meno, non sempre preso in considerazione. Prego. Sì. Prego. Buonasera, grazie dell'invito, mi fa immenso piacere, onore, scusate l'emozione anche nel parlare di Gabriele. Credo che con lui la prima cosa che si condividesse fosse proprio la passione verso l'architettura. E questo lavoro nasce dalla volontà di rappresentare un momento importante di Milano, una passione che aveva anche Gabriele, la rappresentazione di Milano. Un momento particolare perché c'era una forte coincidenza tra il pensiero sociale, politico in quel momento e la volontà di far diventare Milano la capitale del pensiero illuminista. Non tutto è stato costruito dei grandi piani, dei grandi progetti come il piano dei rettifili, sono stati solo degli elementi episodici, alcune volte si è trattato solo di ricostruire delle facciate, costruire delle facciate che non esistevano, tipo Santa Maria presso San Satiro o il Duomo, però che hanno segnato molto l'identità di Milano, questa era la grande forza. Il mio tentativo è quello, un lavoro in progress perché è molto lento, è quello proprio di rappresentare questo periodo, e quindi l'architettura diventa una scena. Molte volte con Gabriele si parlava di questo, riferendosi anche a un grande architetto, Aldo Rossi, architetto milanese, grande teorico dell'architettura. L'architettura è la scena della vita. È una scena fissa, e lui molte volte anche nel raccontare perché le sue, come vedeva le sue fotografie con poche persone, con l'assenza di persone, le vedeva sempre come delle scenografie dove le persone entrano, gli attori devono entrare, cioè le vedeva sempre in positivo, lo vedeva sempre in positivo questo aspetto. E mi sono accorto facendo queste fotografie la mattina presto proprio di questa tensione, cioè la tensione che ha la città nel stare per essere vissuta e quindi diventare veramente la scena prima che di alzare il sipario. E credo che in questo atteggiamento che aveva Gabriele verso la città c'era proprio quell'atteggiamento che è bellissimo, ricordato nel titolo della sua ultima mostra, l'atteggiamento di ascoltare un corpo, e anche questa è una cosa interessante che mi aveva colpito molto, un corpo per cui una persona che deve essere anche rispettata, e lui fotografava sempre con grande rispetto, che fosse un'architettura che gli piacesse o che non gli piacesse, però aveva sempre qua questo atteggiamento di ascolto, di curiosità anche per esempio verso il mio lavoro, quando io l'ho fatto vedere la prima volta, credo fosse il 99-2000, l'avevo chiamato perché volevo fargli vedere un lavoro sull'argine del Po,
e lui mi ha risposto dicendo: senti, era intorno ai giorni del Ponte dei Santi, e mi dice: senti, sono senza assistente, Gianni non c'era in quel momento lì, non era disponibile, se mi vuoi accompagnare a fotografare delle architetture di Ulrich. Allora l'ho accompagnato e un paio di giorni, io sempre con il mio zaino pieno di fotografie, però non mi diceva niente. Io ero un po' timoroso nel chiedere, senti, ti vorrei richiedere, senti, ti vorrei far vedere le fotografie. A un certo punto, l'ultimo giorno, eravamo seduti in pizzeria, stavamo chiacchierando, e mi fa: voglio vedere le tue fotografie. Allora gliele ho fatte vedere, e lì è stato veramente un momento fantastico, perché si vedeva la curiosità, l'atteggiamento di curiosità che aveva su tutto. Dava i suoi giudizi, molte volte taglienti, però era un atteggiamento molto di curiosità e di rispetto. La cosa divertente, l'aneddoto divertente che ho è che io in realtà Gabriele l'avevo conosciuto a metà degli anni '80, quando facevo ancora il liceo, e della fotografia non mi interessava assolutamente nulla. Mi piaceva molto la rappresentazione dell'architettura e il disegno, però la cosa bella è che la sua passione proprio ha instillato, quasi come un'agopuntura, che lui ricordava, mi sembra, abbastanza spesso, questa idea della fotografia come agopuntura verso altri pensieri e verso altri studi. Quindi era anche proprio un instillare, un attivare qualcosa, forse proprio in quei giorni lì che lo vedevo, però sentivo la sua passione, mi ha instillato, mi ha fatto questo trattamento di agopuntura, per cui adesso questa sera siamo qui e sono qui io. Grazie. Maurizio Montagna è invece il più grande, Luca è il più piccolo, però di poco, insomma. Nasce nel 64, viene da studi di grafica pubblicitaria, c'è una provenienza un po' diversa, dopo però presto nel 2000 diventa fotografo. E presenta un lavoro molto interessante, Torri, sono Torri a Milano, che forse in cui insomma, presenta dei punti di vicinanza, mi viene da dire, con Milano ritratti di fabbriche, nel senso che come allora le fabbriche potevano essere il simbolo della personalità della città, oggi forse la presenza di queste architetture alte, no? Mai successo a Milano, no? Città bassa, no? Segna il momento storico. Prego. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto doveroso un ricordo di Gabriele, che col quale io in realtà non ho mai lavorato. Ci siamo incontrati però in tempi non sospetti, quando io non ero ancora affatto un fotografo, durante un workshop in Friuli, se non ricordo male, e lui fece scattare quel cortocircuito che dopo qualche anno mi permise di lavorare con la fotografia, cioè mi mise per primo sotto il telo del banco ottico. Durante questo workshop lui era a fotografare Gemona, da poco ricostruita, da qualche anno ricostruita, e girava sul banco ottico e ci mise sotto, appunto questo telo nero, tutti gli allievi, e io rimasi completamente stupito dalla visione prospettica che dava il banco ottico. E da lì a qualche anno, pur non avendo mai pensato di fotografare e tantomeno dall'architettura, questa esperienza mi ha assolutamente segnato. Era una persona preparatissima e generosa. Mi manca, devo dire, tutti i miei allievi e colleghi hanno parlato di Gabriele e della sua fotografia e della sua generosità nei confronti, appunto, della lettura dei propri lavori. Io devo dire che in questo, per esempio sulla campagna di Giulio Minoletti che feci nel 2008-2009, fu molto molto generoso a dispensare consigli su un progetto che per me era sicuramente impegnativo, era una mostra molto grossa.
La cosa che mi manca di Gabriele, le bellissime chiacchierate dopo partita con il Milan. Devo dire che Gabriele era un appassionato di calcio, tifoso, e spesso ci sentivamo per telefono il lunedì a fare qualche chiacchierata su quello che riguarda lo sport. Quindi era una persona veramente capace di vedere la realtà e le cose in maniera intelligente, e fu anche critico, mi ricordo in alcuni casi mi sorprese per la sua capacità di lettura del calcio, era veramente un esperto. Detto questo, presento un lavoro in realtà che, come diceva Roberto Veltorta, ha delle inerenze, delle aderenze con il lavoro di Basilico. Certo, non ho mai lavorato così diffusamente sull'architettura milanese, a parte appunto il lavoro su Gigi Binoletti. Mi è stato proposto di lavorare su una serie di elementi architettonici che si sviluppassero verso l'alto, e in quel caso ho iniziato a lavorare con un approccio sicuramente diverso da quello di Gabriele, perché Gabriele io lo considero un fotografo inclusivo, ovvero sia nella sua relazione col paesaggio, nel suo sguardo amava mettere in relazione la scena e gli elementi che la scena di Francisci poneva davanti, quindi palle della luce, strade. Io già precedentemente, con un lavoro fatto su Milano, non sull'architettura, scusate, forse tengo il microfono troppo vicino, avevo lavorato su billboards, che è un lavoro assolutamente asettico e rigorosamente frontale, ritagliato in una città che spesso è riconoscibile, su questi cartelli vuoti. In questo caso, da fotografo non inclusivo ma esclusivo, quindi eliminando tutto quello che di fatto riesco dall'inquadratura, cerco di riportare una visione prospettica anomala e sicuramente spesso, devo dire, anche irriconoscibile di alcuni edifici milanesi che spesso sono anche famosi, a parte questi della nuova generazione, dell'architettura contemporanea. Alcune torri e alcuni edifici, penso alla Torre Brera, che è una torre che amo moltissimo, viene riletta e rivista attraverso una spazialità e un'esclusione di elementi che erano le quinte che tanto Gabriele usava per appunto raccontare la città, da me vengono esclusi, cercando di farne assolutamente dei totem, dei ready made. Un'ultima cosa, proprio pensando a una foto che viene dopo di questa, pensando proprio che è un punto di vista, penso, caro Gabriele Basilico, più avanti per piacere, già andato avanti, aspetta, grazie, poi chiudo, la seconda del Grattacielo Pirelli, l'inizio, che avevo esposto qualche tempo fa, a novembre. Ecco, questa fotografia avevo esposto proprio dentro il Grattacielo Pirelli, una mostra dedicata all'architettura, dove anche il collega Introini aveva esposto il suo lavoro. Un amico, Francesco Zano, che era venuto a vedere la mostra, tra l'altro, che ha curato i testi del libro che poi la Fondazione Ragnanti unì, vi ricordate, i testi del nostro lavoro, mi ha detto: guarda, Gabriele ha fatto una foto molto molto simile a questa, e la parte esterna della fotografia, cioè una quinta con una casa, e diceva Gabriele, quando parlavamo di questa foto, diceva: questa casa era come la schiena di un drago. E quindi c'è un palo della luce a sinistra, la casa sulla destra. Ecco, io dallo stesso punto di vista ho eliminato questi elementi volontariamente, proprio per cercare di ridare alla visione di questo edificio, anche da un punto di vista assolutamente canonico, perché è un punto di vista fotogenico, potrei dire questo termine, ho citato Gabriele, eliminando quella dorso di quell'edificio che identificava e rendeva lo spazio completamente diverso davanti a lui. Insomma, altre cose su Gabriele ce ne sarebbero tantissime,
per me è stato assolutamente un autore fondamentale, lo si vede appunto dal mio lavoro, e non smetterò mai di ringraziarlo per quello che indirettamente ha fatto per noi. Grazie. Claudio Sabatino. Nasce nel 67, architetto, anche lui di formazione, poi fotografo, oggi insegna, no? Qui vive a Milano da tanti anni, proveniente da Napoli, e presenta questa sera un lavoro da un titolo poetico, Le città d'argento. È un lavoro che riguarda il Po, tant'è che, no? È un po', c'è una frase di Gianni Celati pure nella proiezione. Prego. È già partito. Partito. Benissimo. Sì. Allora, io innanzitutto, essendo l'ultimo, posso rilevare facilmente che molte delle frasi e delle espressioni e delle cose che compongono l'essere Gabriele sono ritornate questa sera tra tutti noi, nonostante fossimo, come dire, distanti tra di noi sia fisicamente che geograficamente in molti casi, però abbiamo citato molti di noi le stesse cose, e io stesso citerò delle cose, dirò delle cose che sono state anche già dette, nel senso che proprio rilevo questa sorta di capacità di insegnare attraverso dei modelli. Allora, il lavoro che sto presentando è un lavoro che è la sintesi di due lavori in realtà. Il primo nasce con una collaborazione con l'Istituto dei Beni Culturali di Bologna, con la collaborazione con Piero Orlandi, il quale commissionò una indagine da fare sul Po alla ricerca di una ideale città che si era stratificata lungo questo argine del grande fiume italiano. Un secondo invece più recente, molto più recente, con Giorgio Negri dell'Urbim, il tema invece questa volta era, faccio un passo indietro, il primo lavoro era con l'IBC di Bologna, era tra Piacenza e i Lidi Ferraresi, quindi la foce del Po, mentre questo altro secondo lavoro era sulla Lombardia, e di conseguenza il tema era sempre un paesaggio caratterizzato dalla presenza dell'acqua, un paesaggio dove la presenza dell'acqua è stata fondativa rispetto alle architetture e ai paesaggi stessi, ma anche un elemento che poi è stato elemento di governo e di organizzazione del paesaggio. Quindi questi due lavori a me mi sono sembrati subito molto simili, e il secondo chiaramente l'ho fatto già un po' in proiezione. Questa sera li unito insieme nella volontà di fare una riflessione sul lavoro di Basilico e su quanto questo lavoro di Basilico possa essere ritrovato all'interno del mio lavoro. È un'area molto grande, quindi, che si determina tra tutta la parte della Lombardia, della campagna, della Lombardia, che parte da Casergerola ed arriva con la somma dei due lavori fino ai Lidi Ferraresi, quindi fino al Delta del Po. Sono circa 300 chilometri. Questa superficie, quest'area così grande richiede sicuramente un metodo, ed è qui che voglio arrivare, cioè una strategia per poter affrontare questo paesaggio. Gabriele parlava spesso, ed è questa una delle citazioni che è ricorsa stasera, dell'essere, di sentirsi un agopuntore sul corpo della città, no? Come un agopuntore sul corpo umano, lui poteva e si sentiva una persona capace di trovare i punti dove si concentrava l'energia, così diceva, oppure per una metà, usando un'espressione invece molto più adatta relativamente al tema idrico che in qualche modo connota i due lavori, diceva di sentirsi un rabdomante alla ricerca del punto giusto dove scavare per trovare l'acqua. Ecco, effettivamente queste due domande, queste due affermazioni portano una domanda di fondo, cioè portano con sé la grande questione: come si fa a fotografare un paesaggio, che cosa bisogna fotografare, qual è il metodo per fotografare il paesaggio. Io ho scelto il metodo del campione, del prelevare pezzi di
di tessuto dei campioni del paesaggio, appunto, con una maniera abbastanza compulsiva, abbastanza ossessiva, e la sequenza che vi sto presentando è proprio così forzata, con questo gusto, proprio per come dire, sottolineare questo prelevare pezzi del tessuto urbano, cercando di ricostruire una specie di immagine complessiva data dalla somma di tante tessere. È un po' come quello che potrebbe fare un astronauta, che insomma, una sonda sulla superficie lunare, che prende dei pezzi di roccia e li prende casualmente per poi analizzarli. Ecco, questa operazione così mi porta poi, come dire, a ricostruire un'immagine complessiva, completa, ampia, che è fatta dalla somma di tante immagini. Questo è derivato, a mio modo di vedere, da quello che è l'insegnamento da parte di Gabriele, cioè il fatto di aver accumulato nella vita centinaia e centinaia di immagini, tutte molto simili tra di loro, con una sorta di metodologia di affrontare, appunto, questa metodologia molto ripetitiva, no? Molto simile tra di loro queste immagini, questo unico corpo architettonico privo di geografia, nel senso che lui ha fotografato Shanghai come Berlino, come Valencia, poi magari ha fatto dei libri che fondevano queste città tra di loro. Quindi questa capacità, appunto, di sovrapporre tutte queste visioni in un unico corpus di immagini è una cosa che io ritengo essere proprio il punto di arrivo del mio lavoro. Mi sono interrogato su che cosa e come si può arrivare a fare questo, ad avere questo risultato, e la cosa che mi sono appunto detto, che penso che possa essere la spiegazione, è che solo quando tu riesci a fare in modo che la tua vita sia la tua ricerca e sia la tua arte, è possibile fare questo. Grazie. Sono le 8:15. Ci sono persone che vogliono, aggiungere una riflessione, fare una domanda, insomma, dare un contributo a questi discorsi? No. Probabilmente no. Saluto. Mi sembra una bella serata, che sia stata una bella serata. Tra l'altro, anche questa brevità, no? Tra l'altro io avevo richiesto, siamo in tanti, eccetera. Io credo sia stata giusta. Mi sembra basilichiana anche questa. Allora, un grande ringraziamento a tutti voi che siete stati qua, prima di tutto naturalmente a Giovanna, che è il mio cuore, insieme da sempre, insieme a Gabriele. A Roberta Valtorta, che ha condotto con la sua puntualità, e a tutti voi che avete fatto capire quanto l'anima e il pensiero di Gabriele siano vivi dentro di voi e saranno vivi dentro di noi e nelle generazioni future. Insomma, grazie di essere stati qua. Solo un breve annuncio: sabato abbiamo un altro incontro estremamente interessante con uno dei fotografi che amo di più, che si chiama Piero Gemelli, sempre alle 7. Insomma, vi aspetto numerosi, parleremo di bellezza, di beauty, di still life, insomma, cambiamo pagina ma restiamo a un livello altissimo di fotografia. Grazie a tutti.